fianco a lui. Non avete fiducia. Allora, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, chiediamo veramente allo Spirito Santo che riempia veramente questo teatro come ha riempito il Tempio, che non c'è sempre spazio se non ciò soltanto per Gesù, tutto il resto deve rimanere fuori. Chiediamo proprio che tutti gli stupidi siano incatenati alla croce e chiediamo proprio che lo Spirito Santo ci faccia percepire questo luogo, questo è un vero miracolo, però lo fa, proprio che non soffriamo di questo fatto del caldo, no? Si può fare tutto. Allora, diciamolo insieme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci, con le tue armi proteggici, con la tua spada difendici. Ecco, nel nome di Gesù ordiniamo ogni spirito cattivo di andare via, di non tornare mai più, e chiediamo che tutto questo luogo sia colmo del sangue di Cristo e sigillato nel sangue di Cristo. Amen, alleluia. Allora, ecco, sediamoci. Allora, poi faremo anche testimonianze e varie cose che mi sono state magari dette o chieste, perché mi sono arrivati diversi conferme, no, di grazie dello Spirito Santo opera. Prima di iniziare la catechesi devo dire due o tre cose velocissime, non è tre quarti d'ora, sono fatte. Allora, la prima cosa è che nell'ultima catechesi ho risposto a una domanda che potrebbe lasciare dei dubbi sulla risposta, no? Sulla verità che esprime. Allora, per essere breve e conciso, perché riguardava una situazione dove qua c'era stata una persona malata che si era suicidata e così via, io ho risposto in maniera molto sintetica, quasi superficiale, e allora voglio soltanto dire che so che già sapete che non sono d'accordo con un suicidio, insomma, però ecco, voglio dirvi che al di là del destino della persona a livello di salvezza, quello lo sa soltanto Dio, però il suicidio in sé è una cosa oggettivamente grave, quindi insomma, ecco, lo chiarisco, perché non vorrei che poi magari si creino degli equivoci, ecco, non voluti, perché lungi da me. E poi vi dico fin da adesso che qualunque cosa sentirete nelle mie catechesi, sappiate fin da adesso che è mia intenzione sempre di esprimere quello che dice Cristo e la Chiesa. Se per qualche motivo, perché magari parlo romano, per qualche altro motivo dico qualcosa che sembra un po', sappiate che io sono in disaccordo con tutto quello su cui è in disaccordo la Chiesa. Quindi ho sempre sottometto tutta la Chiesa per passato, presente e futuro. Quindi senza che chiarisco magari di volta in volta, anche perché non succederà più, per grazia di Dio, perché lo Spirito Santo credo che proprio veglia su di noi. E poi un'altra cosa importante, allora, io non posso impedire allo Spirito Santo di operare, e manco voglio che, no? Allora, vi dico alcune cose che mi possono magari aiutare ad assicurare, così che quando venite qua è praticamente quello che capita è fatto dallo Spirito Santo. Quindi Gesù mi ha sempre insegnato questa cosa: bisogna avere paura del peccato, non dello Spirito Santo, che lo Spirito Santo è amore. Quindi bisogna avere paura del peccato, non dello Spirito Santo. E se lo Spirito Santo si manifesta, magari manda lunghe delle persone e libera delle persone, guarisce la gamba a quello, è per amore, non è per via da uno schiaffo all'improvviso e poi è andato lungo, no? Perché se era nel così lo Spirito Santo a un certo punto. Allora, lo Spirito Santo perché a volte usa anche questo dono del riposo dello Spirito, no? Che poi in realtà sarebbe l'abbattimento dello Spirito, perché vuol dire che lo Spirito Santo è talmente forte alla presenza che la persona è come se va in anestesia. Però per
rassicuratevi, vi dico questo: il riposo dello Spirito, proprio perché è un dono dello Spirito Santo, non fa perdere la coscienza. Ordinariamente non capita che perdi la coscienza. Senti un rilassamento enorme, perché lo Spirito Santo è come se ti ha preso in braccio per guarirti da quello che probabilmente non guarirebbe se lui non facesse così. Magari sono 10 anni che fai il cammino psicologico, però certe ferite tu magari non ci fai entrare manco per assurdo Gesù. Allora lo Spirito Santo è molto delicato, che fa? Prende la persona, diciamo la culla, la fa addormentare, come quando il medico fa anestesia e opera. Gli fa un'anestesia lieve, opera, la persona guarisce, tant'è vero che se voi parlate con le persone che si rialzano dal coso, nessuno dice: mamma mia, mi sento turbata, mamma mia, mi tocca scappare, sono turbatissima. No, vi assicuro che di solito, se uno va nel vero riposo dello Spirito, diciamo, quindi, ecco, io posso assicurare che tutto quello che faccio è secondo Cristo e la Chiesa. Ma come disse padre Tardif un giorno, lui andò dal vescovo del Messico, che lo chiamò a evangelizzare, a un certo punto gli disse: faccio la messa, ma mi raccomando, i miracoli no. E lui gli rispose: eccellenza, io vi assicuro che obbedirò, quindi farò la messa secondo il rito cattolico e tutto, ma i miracoli non io posso obbedire, non li faccio io. Quindi questo è il vescovo, capito, insomma, che era stato molto assertivo nella cosa, no? Perché noi possiamo obbedire in quello che è possibile, ma i miracoli mica li fa, che ne so, è Cristo, o Roberto, non lo Spirito Santo. Se lui manda uno nel riposo, non è che uno può dire: no, Spirito Santo, non ci vuole andare in riposo quello, perché tu dammi retta, dammi retta a me che fa tutto più, no? Quindi rassicuriamoci che lo Spirito Santo è molto delicato, quello che fa lo fa bene, e se le persone vanno nel riposo dello Spirito, potrebbe capitare anche questa sera, non bisogna andare a soccorrere come se ci hanno avuto un infarto, no, dato che è meglio che sta operando lo Spirito Santo, lui c'ha l'equip, quindi opera tutto il tempo che ci deve stare, nessuno deve disturbare la persona. Quando è il momento, il medico gli fa: sveglia, l'operazione è fatta, eh? Ok? Quindi non c'è niente di cui turbarsi, diciamo, perché lo Spirito Santo, appunto, bisogna avere paura del peccato, non dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo non fa male a nessuno, è innocente, non ha mai fatto male a nessuno. Allora oggi parleremo di una cosa meravigliosa. E prima Corinzi capitolo 12 è San Paolo che parla, sentite che meraviglia, riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio che restiate nell'ignoranza. Sentite, San Paolo era vescovo e vuole che tutte le persone che lo ascoltavano non restassero nell'ignoranza riguardo ai doni dello Spirito Santo. Voi sapete infatti che quando eravate pagani vi lasciavate trascinare verso gli idoli muti secondo l'impulso del momento. Ebbene, io vi dichiaro, come nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio può dire Gesù è anatema, così nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Avete sentito? Soltanto chi ha il dono dello Spirito può dire Gesù è il Signore. E fra poco San Paolo comincerà a parlare dei carismi, dei doni dello Spirito Santo, che poi in realtà la traduzione letterale è doni di grazia. Doni di grazia, no? Allora, perché Dio dà dei carismi, cioè dei doni sovrabbondanti dello Spirito Santo? Perché ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra deve dichiarare che Gesù è il Signore. E per arrivare a questa dichiarazione, solo sotto l'azione dello Spirito Santo, dice San Paolo, se vuoi dire Gesù è il Signore, ma l'azione dello Spirito Santo è un'azione che penetra fino alle viscere,
che cambia la vita alle persone. Allora Dio, che non è tirchio, dà i suoi doni sovrabbondanti, perché se una persona è prigioniera di una certa situazione, e tante volte leggevo un libro, l'altra volta dice, venivano da me certe persone che cadevano sempre nelle stesse schiavitù e malgrado il loro pentimento, la loro buona volontà, non riuscivano a liberarsi di quella cosa. Perché? Perché le armi ordinarie non bastano per una prigionia del genere. Serve una misericordia straordinaria di Dio, cioè un dono dello Spirito Santo che manifesti la misericordia straordinaria di Dio per te. Perché Gesù vuole che anche tu possa dichiarare: Gesù è il Signore della mia vita, Gesù è il Signore di questa situazione che prima invece era la situazione che era la Signora mia. Noi non siamo fatti per dire: questa situazione è il mio Signore. No, non siamo fatti per questo. Noi siamo fatti per dichiarare: Gesù è il Signore di questa situazione. Ecco perché San Paolo dice: non voglio che restiate nell'ignoranza riguardo i doni dello Spirito Santo. Vi sono diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito. Questa cosa è potentissima, sentita, perché è proprio la potenza. Vi sono diversità di carismi, di doni, ma uno solo è lo Spirito. Qualcuno già ha detto che cosa lo Spirito? Allora, ci sono diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito. Perché San Paolo dice: ma uno solo è lo Spirito Santo? Secondo voi perché? Che serviva questa precisazione? Ci sono tanti carismi, abbiamo solo lo Spirito, ma tutti in questa recitazione, secondo voi perché? Lasciamo questo esempio, perché vedete che tra poco verranno fuori cose meravigliose. Perché secondo voi dice che uno solo è lo Spirito Santo e dà questi, tutti questi doni diversi? Perché la carità. Perché la carità. Allora, sì, lo Spirito Santo opera tutte cose giuste, però il motivo è questo qui, perché voi dovete sapere che nel campo diabolico, per ogni potere diabolico c'è uno spirito, un demonio. Invece, quando è lo Spirito Santo che dà i doni, è un unico spirito che dà tutti i carismi. Invece, nell'ambito diabolico, lo spirito di divinazione dà, che ne so, di fare divinazioni, lo spirito di quello lì dà di porre le mani, magari esce il calore, dice ammazza, questo mi sta proprio a guarire, invece magari è una fregatura senza fine, no? Allora, uno solo è lo spirito che dà i doni, lo Spirito Santo. Questo è molto importante perché non a caso le persone che operano nel campo diabolico e a volte dicono che hanno uno spirito guida che li guida, gli dice quello che devono dire, dove devono mettere a mano, no? Sì, ma ognuno ha uno spirito guida suo, però, quindi alla fine ognuno ha un demonio, diciamo. Invece che essere angelo custode, è il diavolo tu che custode che ti rovina proprio. E sentite che cosa meravigliosa, eh? E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per un'utilità comune. Mamma mia, ora iniziamo a spiegare i doni, eh? Allora, a ognuno è data una manifestazione dello Spirito. E questa è una cosa veramente pazzesca. Vedete, non dice ad alcuni è data una manifestazione dello Spirito. A ognuno. Perché? Perché ogni persona che ha il battesimo c'ha dentro lo Spirito Santo, è membro del corpo di Cristo
e ognuno riceve lo Spirito Santo e quindi anche la sua manifestazione. Questo è importantissimo perché il demonio, una delle cose che fa è quella di dire alla persona: se te la manifestazione dello Spirito Santo, la reggi bene, ma che te vedi, no? Te vuoi pregare i malati, no? E uno dice: beh, in effetti, non sono, diciamo, all'altezza. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, cioè i demoni, quelli che si credono forti, no? Quindi ricordati che Dio ha scelto proprio te, non perché non aveva altri da scegliere, quindi dice: vabbè, un altro in anno accettato, vabbè, fate via a te, però insomma, cerca di fare quello che puoi. No, 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 ha scelto a te proprio perché nella tua debolezza Dio manifesterà la sua potenza. Ecco, questo è molto importante, quindi per favore non uscire da questo teatro con la certezza che lo Spirito Santo dà a ognuno una manifestazione. Allora, dico questa cosa, poi per spiegatori, ma dopo facciamo magari la mia prova, devo dire alcune cose veramente potenti. Allora, l'altro giorno lo Spirito Santo mi ha rivelato una cosa veramente bellissima, cioè una cosa straordinaria, e mi ha fatto capire che esiste il battesimo sacramento, no? Il che dice: credo in un solo battesimo, il perdone, quello è l'unico battesimo che esiste, ed è quello che libera dal peccato originale, entra lo Spirito Santo nella persona e così via. Però voi dovete sapere che per battesimo non è che automaticamente la persona agisce come un robot, farà tutto secondo, tutto quanto secondo praticamente Gesù, perché il battesimo è come il girasole, ti volge verso il sole, ma poi c'è un cammino che tu devi voler fare, perché il battesimo, lo Spirito Santo che è entrato nell'anima, ti evangelizzi tutta la tua mente, perché la mente è come un continente. Come i missionari andavano nei continenti a evangelizzare tutte le varie regioni, così lui il battesimo ha ricevuto, lo Spirito Santo il missionario ha ricevuto, ma adesso c'è bisogno che il missionario cominci a evangelizzare tutte le parti della tua capoccia. Perché? Perché? Perché dice la scrittura: due uomini non possono camminare insieme se non si sono messi d'accordo, dice Amos, capitolo 3. Allora, se tu non sei d'accordo con quello che dice Gesù di te, non ce puoi camminare insieme. Allora, facciamo proprio degli esempi potenti, perché Gesù vuole proprio questa cosa, e l'ha rivelato che esiste il battesimo della parola, che è solo spirituale, l'unico battesimo è quello sacramentale, però è spirituale nel senso che la mente deve essere, il battesimo significa immergere, la mente va immersa nella parola. Allora, io e lo Spirito Santo va nella prima regione e trova, per esempio, sicuramente Gesù per pregare con un malato sceglierà qua la persona che navi, è molto più decisa, molto più gioiosa, tutto quanto. Questo è il mio pensiero. Poi arriva la parola invece con lo Spirito Santo e dice: va in tutto il mondo e annuncia la mia parola, no, a tutte quante le genti. Dico: ma come questo qua doveva andare in tutto il mondo? Quindi ci vanno pure io. E vabbè, no, beh, forse no. Allora, quando Samuele è andato a casa di Davide, doveva scegliere il re, e il padre rappresenta tutti i fratelli più grossi, guerrieri, tutti, pensa che vedeva, diceva: ma questo è proprio un re per fare, no? Non guarda la qualità. E Samuele è uno, e Dio gli dice: guarda, io non guardo l'aspetto, guardo il cuore.
questo non va bene, quest'altro non va bene, uscire due seri, erano finiti tutti. E gli dice Samuele, ma c'è qualcun altro? Dice sì, c'è sta il figlio più piccolo che sta a pascare le regole, insomma, ma è quello proprio più piccolo. Dice chiamalo, se no non mangeremo finché non chiami. E quando arrivò Davide, Gesù gli disse, eccolo, è lui. Quindi, dagli uomini era considerato quello meno adatto. Il padre non aveva manco detto che c'era un altro Dio. Gli ha dovuto chiedere il profeta. Se no quello se ne andava il profeta, se ragionava umanamente, no? E invece Gesù l'ha cercato, Dio l'ha cercato, come le cerca a te, che Davide stava appresso a pascolare le regole, te stai appresso ai tuoi ragionamenti che ti dicono che non sei adatto, tutte queste storie qua, diciamo, ma le regole tue stai appresso, no? E tanto Dio non molla, perché è proprio te che cerca, perché quello che Dio ti chiama a fare a te lo puoi fare solo tu, non può fare nessun altro. Questo è importantissimo, perché bisogna battezzare la mente nella parola. Allora, facciamo degli esempi proprio ancora più forti. Io contro il demonio, pensiero mio, come faccio io a liberarmi da sto demonio? Mi do anche per forza rigore a qualcuno perché io mi faccio. Invece la parola dice, lo Spirito Santo che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Quindi quello che dice la tua mente non è d'accordo con la parola. Battezzarsi nella parola significa che ogni mio pensiero deve essere in accordo con la parola. Se due uomini si accordano, cammineranno insieme. Ma se io non accordo la mia mente con la parola, io non posso camminare con Dio. Allora ecco perché serve il battesimo della parola. Questa è una cosa potentissima, una liberazione pazzesca. Tante persone non agiscono nello Spirito Santo, malgrado hanno ricevuto magari lo Spirito Santo nel battesimo, perché lo Spirito Santo in loro non si può muovere liberamente, perché quando si vuole muovere, la mia capoccia, che è chiamata fortezza nella Bibbia, fa proprio una fortezza e dice no, no, no. Sì, la parola dice così, però io ma sento, no, no, no. Prega, chiede allo Spirito Santo che ti aiuti, ma se tu ti accorgi che non sei d'accordo con la parola, mettiti d'accordo con la parola, perché altrimenti, perché San Giacomo dice soltanto chi praticherà la parola troverà la facilità nel praticarla. Questo è molto importante. Allora, ci sono vari temi su cui bisogna la mente, c'è tante regioni che bisogna evangelizzare, possono essere regioni legate alla malattia, possono essere legate, che ne so, alla paura, possono essere legate all'indennità, possono essere legate all'amarezza, possono essere, ma io su tutti questi temi devo vedere quello che dice la parola e immergermi nella parola. Non mi devo immergere nel pensiero di indegnità, se no mi faccio il battesimo di indegnità. E poi dice, oh, mi sento tutto un po' indegno, che ne so. E ti sei perso. Se ti immergi nel petrolio, è strano che esci nero, no? Allora, stai attento alle cose in cui ti immergi, perché noi siamo fatti per essere immersi, battezzati. L'unico battesimo che va bene è quello sacramentale e quello spirituale della parola. Quando tu ti immergi in altre parole che non sono quelle di Dio, l'altra volta abbiamo fatto la preghiera sulle maledizioni. Le maledizioni, maledire, significa che la persona viene immersa in una parola che non è quella di Dio. Per questo solo quella di Dio può spezzare quella cattiva. Allora ecco, questo del battesimo della parola, io quando ci ho fatto una catechesi già, poi dopo chi serve la manderò, no? Non me lo lungo anche perché non posso dire 100 ore. Però guardate, vi prego, prendetela proprio a cuore questa cosa, perché questa è una delle cose più potenti che esistono. Tante persone non trovano la via giusta perché
vanno appresso ai loro pensieri invece che a quelli di Dio. Infatti qui dice nell'Antico Testamento: i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Non riuscirai a fare niente della vita. Pensiero del demonio. La parola che dice tutta cosa, in tutte queste cose io sono più che vincitore per virtù di colui che mi ha amato. Allora io devo dire, oh, qua c'è sta la piscina, non farai nulla. C'è sta quella da parola, dove voglio entrare? Vi ricordate nel Vangelo, quando c'era la piscina, dove la piscina probatica, dove c'era chiunque entrava guariva. E c'era quel poverino che non riusciva mai a entrare, poi arriva Gesù e l'ha guarito. Allora, se uno si immerge nella parola, trova la via e la guarigione. Sembra una scemenza, ma è molto... nel tempo diventa meraviglioso farlo. Ma all'inizio è difficile, perché si sono create delle fortezze nella mente. La Bibbia parla di fortezze, cioè se io mi sono abituato a pensare su quel tema, che è così, non è che basta che una volta dica la parola, dice il prossimo, ormai si è creata una fortezza. Quindi bisogna che io per giorni faccio esami di coscienza, per esempio, faccio esami e vedo proprio quali pensieri tornavano e come io invece gli ho detto di no e ho messo un'altra parola al posto di quella di Dio. Allora poi comincio a prendere l'abitudine nel battezzarmi nella parola e poi diventa facile. Diventa una gioia vivere la parola di Dio. Ma ci sono delle fortezze nella mente dovute o alla propria esperienza o anche a quello che dicevano magari i miei genitori. Allora, questo è molto importante. Il battesimo della parola è una cosa pazzesca. Come so? 8:30. Allora, 10 minuti dopo, sì, sì. Allora, adesso vi spiegherò, ci sono 9 carismi. E i carismi servono perché l'amore del sacro cuore desidera arrivare proprio alle piaghe più profonde dell'umanità, e i carismi servono per arrivare fino alle parti più profonde, per dire anche lì Gesù è il Signore. E vi dovete immaginare che Dio vuole che in ogni regione, dalla valle dell'amarezza alla valle della malattia, alla valle delle, che ne so, di quella, vale l'altro, Dio vuole che là si entri e alla fine si dica Gesù il Signore di questa valle. Questo è molto importante, per questo più dei carismi. Allora, il primo carisma è il linguaggio della sapienza. È uno dei 9 carismi di cui parla San Paolo. Il linguaggio della sapienza significa che la persona riceve una rivelazione da Dio, e per esempio di solito capita una predicazione. A me porta a negare, veramente sto predicando una cosa, a un certo punto mi viene da dire una cosa, poi dico, mamma mia, non ho mai capito questa cosa. Cioè, mi prende che Gesù, mentre parlavo, mi rivela a me anche la cosa, no? Quella è una parola di sapienza. Cioè, Dio ha dato una sapienza tale da comprendere le cose di Dio, le sue verità, in una maniera più profonda e più potente. Tanto è vero che a volte, voi vedete che a volte ordinariamente uno può parlare bene, può predicare bene, no? Quello è un dono ordinario. Poi, quando Dio dà una parola di sapienza, un carisma, capita, io avevo un rettore del seminario, quando predicava lui, io volevo stare proprio perché stavo un giorno seduto a ascoltare. Dopo l'oretta era come se era passato 5 minuti. Aveva veramente un carisma per spiegare le cose di Dio con parole precise, che proprio toccavano il cuore. E il cuore si apriva e tu vedevi, dicevi, mazzo, come sento proprio che sei dato dopo sta preghiera, mi avrei sentito stanco, invece no? E quello è un dono di sapienza. Saper spiegare le cose di Dio in una maniera tale che arrivano nell'anima, nel cuore, quando le persone, negli apostoli, mentre parlavano di Sant'Agnello, si sentirono trafiggere il cuore e dissero: che dobbiamo fare? Fatevi battezzare, se ne fecero battezzare 5.000, mi pare.
oltre 1000 numeri, comunque una cifra per gente, no? Allora, la parola di saggezza è un carisma che serve per farti conoscere quanto è meraviglioso Gesù e dirtelo con delle parole tali che ti arriva dentro l'anima e tu quando dici, ah, ha messo la bagnata nel posto giusto. La porta si è proprio aperta. Erano anni che aspettavo qualcuno aprire questa porta, si è proprio aperta. Questo è il linguaggio di sapienza. Ci sono altri esempi, però devo essere un po' breve, sì. Poi, e quindi il linguaggio di sapienza di solito serve per far conoscere quello che Dio è, quello che ha fatto, le sue verità, ma in un linguaggio tale che proprio si infiamma l'anima. No? Quando predicava San Paolo dalla croce, si dice che quando lui faceva la predica sulla passione, nella chiesa si sentivano gli uomini e le donne, tutte le persone presenti, che piangevano tutti. Quindi, per dire, cioè quello parlava solo, negava la gabbia, ha detto, chiedo questa caramella, tutti dicono, no. Quindi, per dire, no? Poi il secondo dono, invece, è il linguaggio di scienza. Allora, il linguaggio di sapienza riguarda Dio. Il linguaggio di scienza, invece, è per conoscere quello che Dio sta facendo per te. E si manifesta in tanti modi. Allora, per esempio, una persona ti viene a parlare, si vergogna di magari di prendere un argomento, Gesù ti dà la luce, ti dà la parola di scienza, che ti rivela precisamente il problema della persona. E tu gli dici, senti, ma che per caso è successo? E quella scoppia piange. Quindi serve per conoscere quello che Dio sta operando per l'uomo, per te. Oppure, padre Tardif, riceveva, dice, adesso c'è una persona in mezzo all'assemblea che Dio sta guarendo la gamba destra, cioè la parola gli diceva, ma gamba destra, appunto, no? Venga a fare testimonianza, e quello andava. Quindi la parola di sapienza serve per conoscere le verità di Dio, invece quella di scienza è quello che Dio sta operando per te, per il suo popolo. Poi il terzo, a uno la fede per mezzo dello stesso Spirito. Allora, in questo caso, non è un carisma di fede, non è la fede normale quella che è del credo, quella serve per salvarsi l'anima. Questo tipo di fede è un carisma, cioè è un genere di fede diverso. Ci sono due generi di fede, quello per salvarsi l'anima e quello per operare praticamente cose miracoli. È il genere di fede che capita che a un certo punto la persona con una tranquillità tale proprio sente dentro che è impossibile che Dio non faccia quella cosa, proprio la certezza interiore, ma che non è una cosa di convinzione, è un dono. Quando ti sei eri certo che tua madre guariva, ecco, e poi guarita, no? Quella fa parte della fede, è carisma della fede. È diverso invece dalla fede che si crede, il credo, credo in Dio Padre, quella è una parola che salvasse l'anima, invece l'altra è per operare per gli altri, è un carisma, è una cosa potentissima. E poi dice il dono di fare guarigioni. Allora qua è un altro carisma che è molto importante, guarigioni al plurale, come vi dicevo l'altra volta, anche perché i tipi di malattie sono tanti. Quindi Dio dà a volte un carisma per ogni tipo di malattia. E, però si chiama al plurale anche perché Dio guarisce in tanti modi, non solo perché va a toccare tanti tipi di piaghe con il suo spirito, e quindi guarigioni, che ne so, interiori del cuore, quella dalla gamba, quella dal peccato, non se la confessare con una guarigione. Tanti tipi di cose diverse, ma poi anche perché Dio guariva in tanti modi diversi. Allora Gesù guariva, imponeva le mani per guarire. A un altro guariva con la saliva. A un altro li guariva con la parola. A un altro vai a casa e il tuo servo è guarito. Cioè, quindi tanti modi diversi di guarire. Anche col comando si guarisce. Ci sono persone che hanno un carisma proprio del comando, e a volte non dicono preghiamo perché guarisci, dicono proprio adesso alzati e cammina con il piede, la direzione del comando, ha guarito col comando.
Non è che gli ha detto, dai, prova a passare, penso, vediamo se ci riesci, no? Ma no. Poi, il potere dei miracoli. Il potere dei miracoli non è la stessa cosa delle guarigioni. Il potere dei miracoli è quando tu superi le leggi della natura. Quando, per esempio, il pane si trasforma in corpo di Cristo. Quello non c'è nessuna legge naturale che lo può spiegare, che cambia natura. E in natura non si può cambiare natura. L'acqua diventa vino, quello è un miracolo. Oppure una persona che è impossibile guarire scientificamente, io c'è un bambino di Padre Pio, che è quello di Padre Pio, che vede senza pupille, è impossibile. Infatti ha chiesto con la patente, che ci vedeva, mi ha annullato perché a livello ordinario uno sa che pupille ci può vedere senza pupille. E mi ha annullato, questo ci vede. Quindi per dire, la forza di Gesù, no? Quello ci vede, gli dice, ma io ci vedo, mi dispiace, ma a livello normale può capitare che dà la mano, no? Quindi per dire, però i miracoli superano le leggi naturali. La moltiplicazione dei pani e dei pesci. Cioè è normale che io vado dal fornaro, compro due sette e poi magari prego e mi diventano possibili. E il dono della profezia. Allora, mentre il linguaggio di sapienza è legato alle cose e alle verità di Dio, e il linguaggio di scienza a quello che Dio fa per l'uomo, la profezia invece è legata sempre per edificare la Chiesa, è rivolta alla Chiesa intera, cioè al corpo della Chiesa. Qua ci sarebbe da parlare magari negli altri incontri, poi vi farò uno per uno ancora più approfonditi con tanti esempi, però solo per far capire oggi. Però la profezia prevede sia quando conosci le cose future, allora le cose future si intende cose che non si possono ricavare in nessun modo naturale. Proprio Padre Pio disse, quando prima di morire, fra 30 anni mi faranno beato, dopo 30 anni non mi faranno fatto beato. Che non si possa pensare, perché in nessun modo, solo Dio dopo di me. Invece, quando le cose sono ricavabili, per esempio un medico visita una persona, gli dice purtroppo 3 mesi c'hai, e così succede, quella non è una profezia, quello dà causa, se vede effetto. Il demonio, che è molto più intelligente dei medici, può dire attraverso la divinazione tante cose e dice, oh, ma mi ha detto una cosa, si è realizzata. E te credo. Da causa si capisce l'effetto, ma non te può dire però il futuro, quello molto remoto, quello che non può sapere, perché da causa non si può ricavare. Quindi non basta che una persona sappia il futuro per essere piena di Spirito Santo, no. Può essere anche uno spirito di divinazione, un demonio. Invece le cose remote, che non si possono ricavare dalle cause, quelle sono lo Spirito Santo, che può rivelare. Quando i profeti dicevano, e la Vergine concepirà un figlio, c'era detto secoli e secoli prima, quindi quelle sono profezie. Poi ha un altro dono di distinguere gli spiriti, questo è bellissimo proprio, il carisma del discernimento degli spiriti, e serve proprio per non rovinarsi con tutti gli altri. Cioè, distinguere gli spiriti significa che io, per esempio, quando parlo a una persona, quando c'è una persona comincia, per esempio in un'assemblea dove si comincia, che ne so, a parlare lingue, allora succede che una persona comincia a parlare lingue, tu hai il discernimento che quel parlare lingue non viene da Dio, ma viene da un demonio. Quindi discerni lo spirito che opera in quella situazione. Può essere spirito di Dio o spirito naturale, cioè anatra umana, e spirito diabolico. Il discernimento degli spiriti serve perché si fermi il demonio, si faccia spazio allo Spirito Santo e si dia spazio a lui. Però è il più importante di tutti, perché il demonio può contraffare molti di questi doni. Non può dare carismi il demonio, può dare dei doni che sembrano carismi. Per esempio, una persona che dice che ha un dono, che ogni volta che vuole lo usa, quello non può essere lo Spirito Santo. Perché il dono di Dio appartiene a Dio, decide lui quando lo usa, non te.
Se tu hai il potere ogni volta che vuoi scavare una scavi, quella non è il mondo di Dio. Perché vuol dire che non è Dio che decide se te. Quindi vuol dire che tu ne sono connesso a te, non a Dio. A volte può essere anche un dono naturale, e questo si può sempre, però ordinariamente Dio è libero, i doni suoi sua è la manifestazione di ciò di cui vanno lo stato. Invece quando è demoniaco è diverso. Quando uno c'ha uno spirito guida, quello ogni volta che tu magari, ne so, devi fare qualcosa è subito pronto, perché è sempre pronto a fare del male. E per schiavizzarti, invece lo Spirito Santo è libertà, e quindi ti insegna a cercare prima Dio che i doni, e a volte ti fa rimanere a secco in quel momento, proprio perché ti insegna che non ti devi appropriare dei suoi doni. Poi, l'ultimo due doni sono la varietà delle lingue e l'interpretazione delle lingue. Allora, le lingue, ecco, pure qua voglio spiegare una cosa perché è importante, perché io voglio che le cose che si fanno poi in preghiera debbano edificare, non debbano magari, che ne so, turbare. Allora, il dono delle lingue è un carisma. San Paolo dice chiaramente, ne parla 8 volte nel modo scritto, è un carisma che serve per edificare se stessi, dice San Paolo. Il pregare in lingue, cioè io prego nello spirito una lingua che io non capisco ma Dio la capisce, no? E Santa Rosina dice che è un giubilo, è come quando dice, quando sei talmente contento che non c'è più parole che stime, cominci a fare i geni dello spirito, no? Pure i bambini cominciano a fare mamma capisce. Una cosa non c'è, pure in natura si trova questa cosa, però ecco, questo è il pregare in lingue. Poi esiste invece un carisma che è il parlare, non il pregare, è un parlare, che quella però non è una preghiera a Dio, quella è una profezia rivolta all'assemblea, solo che è rivolta in lingue. Allora ci serve l'altro carisma, che è l'ultimo finto, che è l'interpretazione delle lingue. Perché? Perché io finché prego con Dio e prego in lingua, lui mi capisce, ma siamo noi che comincia a farlo. Arracattamasciannacattamarna, quello che diciamo, è sbucato, no? Ok? Allora, dato che Dio è un Dio dell'ordine, fa le cose bene, quando c'è una profezia in lingue, ci deve essere chi interpreta. Però San Paolo dice che non bisogna staffare profezie, tanto c'è chi interpreta. Invece no, il canto si può fare, perché quello fa sempre bene e Dio capisce sempre, invece il parlare è diverso. Il canto è a Dio, la profezia invece alle persone, e l'interpretazione ci vuole, perché se la persona gli spiega che ha detto, è come se io comincio a dire a lei in arabo, Dio ti vuole tanto bene, e quella dice, no? Allora se c'è sta uno che dice, guarda, ha detto che Dio ti vuole tanto bene, allora lei dice, va via, o meno male, ringraziando il Signore, grazie Gesù, altrimenti come l'entrata esce. Ok, allora, perché ho fatto, diciamo, questo piccolo excursus, anche se ho preso tanto tempo, però dopo ne parleremo meglio, perché sono cose meravigliose, quando faremo gli esempi poi, perché io voglio che ci sia un luogo, non solo questo luogo, perché lo Spirito Santo sta in opera da tutte le parti, non è che proprietà del Roberto che vive qua, quindi un luogo tra i tanti che ci sono, dove però si possa fare esperienza dello Spirito Santo in maniera serena, ordinata, in obbedienza alla Chiesa. Perché? Perché vedete, prima di tutto perché Dio ha un amore traboccante e si è stufato di vedere i suoi figli praticamente che cambiano tutti, no? Cioè, ma se impara un padre onnipotente così grande e amorevole, poi il padre quanto è grande si deve vedere i miei figli. Cioè, se io mi dice, sta famiglia è bravissima, sono proprio bravi, poi i 3 figli, tutti e 3 mafiosi sono diventati, dicevo, saranno pure bravi, insomma, no? Allora, per dire, questo è molto importante, no? Allora, desidero proprio questo, perché lo desidera Gesù, che si faccia proprio esperienza dello Spirito Santo. E poi, mano a mano, che faremo il cammino, cominceremo poi,
quando lo Spirito Santo vorrà, in maniera più organica anche a mettere in atto quei carismi, no? Però dobbiamo fare con gradualità, appunto perché Dio è un Dio dell'ordine, quindi le cose vanno fatte con suavità per bene proprio. Allora, questa sera, adesso faremo la preghiera, io chiederò questa cosa precisa. E vi chiedo, quando canterete anche in lingua, di chiederlo anche voi, proprio, uniamoci proprio, come dice il Vangelo, se due persone si accordano ottengono la grazia, uniamoci perché stasera scenda proprio la potenza dello Spirito Santo e ognuno possa ricevere una manifestazione dello Spirito Santo, come dice San Paolo, sì? Quando mio fratello era piccolo mi ha fatto vedere una cosa che dà dei bambini e ci ripenso tuttora, ma quando ci ripenso è una cosa voluta da Dio o no? Io non ho capito che ti ha fatto vedere tuo fratello. Allora, mazza, bravo. Allora, vedete, lo Spirito Santo ha cominciato, diciamo, a muoversi e può succedere che un bambino, appunto, veda una cosa e poi, dato che la cosa magari l'ha un po' turbato, si crea una piccola ferita nella mente. E quindi poi possa tornare questo pensiero più volte, no? E quando ti dovesse tornare, non basta che fai così: Gesù, questo pensiero lo consegno a te, e vedrai che man mano ti torna più. Ok? Poi quando sei più grande ti spiego altre cose, però no, mando sul tranquillo. Sì, sì. Ok, c'è qualcun altro che ha qualche domanda da fare prima che iniziamo la preghiera? Qua oggi avete proprio avete fatto qua la sana, eh? Ah, ecco, c'è sta. A volte si sentono degli odori, no? Vari odori. Volevo sapere il perché, per favore. Odori? Dei profumi, sì, dei profumi. Allora, odori significa profumi, vero? A volte pure... Sì, anche. Ok. Allora, lo Spirito Santo usa un linguaggio diverso con ogni persona, no? A volte può capitare, come conferma, come consolazione, che Dio faccia sentire un profumo alla persona, magari di rose o così via, per fargli capire che gli è vicino, che magari gli ha concesso una grazia. Come invece quando, per esempio, c'è un maleficio, proprio ieri mi ha telefonato una famiglia e mi ha detto che gli avevo fatto la preghiera e dopo che è tornato a casa ha detto che ci ha avuto tutta la sera e la notte una puzza tremenda di un certo tipo, no? Perché si è manifestato il maleficio. Ok? Quindi ci possono essere, come succedeva al Padre Pio, che è segno anche della santità della persona, no? Possono avere vari motivi, però il mio consiglio è questo. Non mi so, io di questo almeno ci sono insegnato così. Quando capitano cose particolari, la prima cosa è consegnarle sull'altare durante la Santa Messa. Così ci scende sopra lo Spirito Santo. E da lì poi si comincia a distinguere bene che cos'è, perché a volte i profumi e gli odori possono essere pure fregature, però se uno fa così e gli capita una cosa, invece subito di pensare, la consegna sull'altare durante la messa, c'è scende sopra lo Spirito Santo, che è spirito di discernimento di verità, e lì poi ti comincia, se è importante, di far capire, altrimenti te ne proprio dimentichi, ok? Volevo chiedere se in qualche modo i carismi sono collegati tra loro, nel senso, quando parlavi della fede, cioè quando hai parlato dei miracoli, mi è venuto in mente se per caso il carisma della fede, ad esempio, fosse collegato a quello dei miracoli. Allora, perfetto. I carismi sono divisi in gruppi da tre. Ci sono i carismi di conoscenza, no? Che praticamente sono
la parola di sapienza, la parola di scienza e il discernimento degli spiriti. Servono per conoscere come stanno le cose, no? Quindi la parola di sapienza ti rivela una verità di Dio e te la fa dire, però te la fa conoscere. Quella di scienza ti rivela che lui sta correndo una gamba, che ne so, no? Però servono per conoscere. Però la cosa fondamentale che non ho detto è che tutti questi doni sono di tipo soprannaturale, non sono dovuti al nostro sforzo, sono un dono. Può essere che io sto a pensare, sto a parlare con lei, sto a pensare che Aroma stasera gioca, per assurdo, improvvisamente mi arriva una luce soprannaturale che non dipende da me, ma grazie appunto, che mi fa capire una cosa con un suo dolore per Cristo, io glielo dico, adesso che pianti, capito? Quindi non è dovuto allo studio, allo sforzo, è un dono soprannaturale dello Spirito Santo, sono carismi, no? E allora esistono i tempi di cognizione, poi esistono quelli della parola, no? E quindi la profezia è legata alla parola, esistono quelli delle opere, no? E guarigioni è legata alle opere, no? Miracoli è legata alle opere, ok? E invece quella delle lingue è legato sempre alla bocca, al parlare, quindi sono legati conoscenza, parola e opere, tre, quelli che abbiamo detto, ok? Allora, la fede è legata alle opere, questo è molto particolare, infatti quando a Gesù gli dicono quale opera è, l'opera è credere nel figlio che il padre ha mandato, la fede è un'opera, è già operare, no? Però la fede spesso è legata ai miracoli, perché io credo che non è possibile che lei stia così e infatti Dio opera e fa un miracolo. Quindi questo è meno male che ha fatto questa domanda, in modo tale che lo Spirito Santo permette di chiarire. No, però sono di tre gruppi, cognizione, parola e opere. E poi ognuno li può ricevere in base alla sua vocazione. Un sacerdote riceve magari quello del discernimento perché gli serve al suo servizio alla Chiesa, quello della predicazione, no? Però per esempio, che ne so, un altro in base alla sua vocazione gli serve magari quello di un medico, magari riceve quello di guarigioni, perché dipendono dalla vocazione. E un'altra cosa che non ho detto è che San Paolo dice: bramate ardentemente di avere i doni dello Spirito, cioè dice proprio di chiederli, perché manifestano la ricchezza di Dio, l'amore di Dio. E quando in un prato tutti i fiori profumano, uno dice ammazza che giardiniere che c'è stato. E così se nella Chiesa tutti profumano di Spirito Santo, Gesù dice vedranno le vostre opere buone e renderanno gloria al Padre dei Cieli. Se invece nella Chiesa uno entra malato e esce malato, entra peccatore e esce, a un certo punto uno dice ma come dice che la Chiesa è la casa della grazia? E uno entra così, riesce così, cioè, a un certo punto dice ma c'è qualcosa che non funziona, no? Va bene, c'era qualcos'altro? No, l'ultima facciamo, sì, l'ultima due, però perché però dobbiamo pregarci molto brevemente. Ma per ricevere questi doni dello Spirito, per chiedergli al Signore, bisogna necessariamente essere sempre in stato di grazia. Ok, facciamo la seconda, poi rispondo sì, a tutte e due. Ma non hai ascoltato niente, ma San Tommaso ha dovuto rispondere. No, io purtroppo ho venuto e chiedo un miracolo e la guarigione che ho mia nipote che purtroppo sta molto male. Sono mesi che chiedo. Come si chiama? Debora. Però mi sta arrivando peggio. Adesso preghiamo insieme. Come dice Gesù, no? Se vi accordate per la grazia la ottenete. Quindi per questo io faccio anche incontri, perché i carismi non ce l'hanno soltanto i sacerdoti, i carismi ce l'hanno tutti. E bisogna veramente metterli in modo, perché altrimenti Dio ci dirà ma come avevi questi talenti e per paura li avevi nascosti. Per quanto riguarda la fede e stato di grazia, San Tommaso dice che quando si prega Dio ascolta anche i peccatori. Questo non significa che bisogna rimanere in peccato, o è meglio che prendete in grazia, però è talmente buono che fa piovere sui buoni e sui cattivi e addirittura Gesù dice, pensate che ha esaudito addirittura i demoni, Gesù.
quando quelli stavano nel demoniato, gli hanno detto mandaci nei porci, ti preghiamo, e Gesù l'ha mandato. Quindi se Dio esaudisce i demoni, no? Immaginate dove esaudisce i figli. Questo è molto importante. Va bene, adesso questa preghiera si farà come quello dello Spirito Santo, però il dono che chiedo proprio in particolare di unirmi nella preghiera, anche nel cantellino e tutto, è quello che veramente scenda lo Spirito Santo e dia una manifestazione veramente, come dice la scrittura, ognuno. Perché non dobbiamo avere paura dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo è meraviglioso, già così chiaro. Allora, lo Spirito Santo, quando una persona è battezzata e sta in grazia, ce l'ha dentro. Quindi c'è un modo ancora migliore di invocarlo, che è quello di adorarlo dentro di te. Questa è la cosa che ti dico, è una potenza. Cioè io, dicevo, tu vado a fare adorazione. Allora, adorazione davanti al Santissimo, ok. Ma se io, per esempio, sto preso a casa, io posso veramente adoro la Trinità dentro di me, che ce l'ho. Adorarlo continuamente, prima di dormire. Signore, io mi addormento, ma chiedo che il mio angelo custode ti addormi per tutta la notte. Cioè noi abbiamo la Trinità dentro, lo Spirito Santo. Quindi invocarlo sì, come quando li metti versetti di legna al fuoco e accende sempre più in noi questa. Ma ce l'abbiamo dentro, dobbiamo continuamente sapere che fiumi d'acqua viva sgorgano dal seno di colui che crede. Per questo bisogna parlare, prendere coscienza. E noi dentro abbiamo lo Spirito Santo. E adesso chiedo proprio questo, che ci dia loro la grazia di prendere coscienza di queste meraviglie. Allora, alziamoci in piedi, c'è un'altra domanda, un altro. No, non perché non ti voglio ascoltare, ma perché sennò dopo meno non vanno a essere così. La prossima volta però ricordate, non ti dire ti la faccio fare. E ve le faccio fare la prossima volta, mi chiedo scusa perché sennò ho promesso che una certa finimmo, se no poi. E poi anche rimanere, se no. Sì, non è una preghiera, diciamo, forte, quindi adesso, oggi sarà molto dolce la preghiera, nel senso potente ma dolce. Non per potenza né per forza, ma per lo Spirito di Dio.